Penna, gli avvocati dello Stato e dei pubblici del libero coro, i colleghi magistrati e personale amministrativo di questo tribunale, i gentili ospiti e i presenti che da così mesi si è insediato. La sua presenza oggi costituisce un tangibile segno della sua vicinanza al Tar di Catania e della sua vicina Omega Sfregana, lasciando risolti annosi e pressanti problemi del nostro paese, ancora più evidenziati la recente crisi scatenata dal conflitto in Ucraina. È evidente che il ruolo determinante deve essere svolto dalla politica nazionale e dall'attività di governo centrale e locale, ma anche dal legislatore che in tempi rapidi, anzi rapidissimi, deve adeguare la legislazione, finalmente semplificandola, riferita agli appalti pubblici, senza cadere nella tentazione di optare per la via più semplice, vale a dire la paralisi dell'azione processuale. Il presupposto unico, quindi, è la razionalizzazione delle risorse, sia in termini umani che strettamente di spesa. Principio che vale per tutte le amministrazioni, compresa quella della giustizia.